Sei un appassionato di motori e di serie nostalgiche? Costruisci la mitica kit e scopri i segreti dell'iconica serie TV Knight Rider. Con questa collezione di De Agostini costruirai la famosissima auto in scala 1.8 realizzata in metallo presso fuso di alta qualità e plastica stampata a iniezione. Abbonati online tramite il link in descrizione e riceverai comodamente a casa tua ogni mese più numeri per poter costruire l'auto e tanti regali esclusivi. Scoprili tutti sul sito e non dimenticarti di usare il codice promozionale che vedi a schermo. La collezione comprende l'orologio con telecomando, interni e motore ricreati nei minimi dettagli, si illuminano i fari, le luci dei freni e lo scanner rosso dinamico. Puoi anche ascoltare le frasi più famose di Kit, attivare il suono del motore e molto altro. Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire questa occasione e abbonati ora. Buongiorno ragazzi, bentornati su GTA 5 Online. Come potete notare, mi trovo in uno dei miei tantissimi garage pieno stracolmo di auto stramodificate. Qui abbiamo un RS3 blu con milioni di cavalli e se vi piace questa macchina andate immediatamente sul mio Instagram perché mi troverete alla guida di una RS3 da 550 cavalli in galleria. Non vi dico altro. E dietro quest'auto azzurra blu spettacolare con i cerchi bianchi troviamo la macchina di Tokyo Drift e qui manca la livrea perché non avevo ancora raggiunto il livello necessario per mettere la livrea top e poi assomiglia veramente al 100% alla macchina di Tokyo Drift. Detto ciò, direi di andare subito all'acquisto di un mezzo perché io non l'ho comprato, è uscito un po' di tempo fa. Ma in tanti me lo chiedete e quindi andiamo a comprare ragazzi, ci prendiamo questa macchina elettrica, la Buffalo EVX in colore bianco e diciamo addio a $2.140.000. Ed eccola qua in tutto il suo splendore, come potete vedere abbiamo un toro. E in teoria nella realtà questa qui dovrebbe essere la LSRT oppure addirittura la Demon, com'è che la chiamano? Mentre qua dietro vediamo altre auto non elettriche, una più spettacolare dell'altra. A parte questa qui, anche questa qui è elettrica ragazzi. Andiamo a vedere il sound dell'elettrico qui, 3, 2, 1. Perfetto, è come accendere la lampadina. Però attenzione, attenzione, rifacciamolo che ho parlato sopra. Fermi tutti, alzate il volume al massimo. Abbiamo un finto motore, un finto, che ne so io, sono le ventole di raffreddamento delle batterie. Cos'è quel rumore lì? Prima volta che lo sento ragazzi, a meno che non mi sbagli, e quindi correggetemi, ma di solito si sentiva soltanto il clic clic. Qua invece sentiamo anche tipo una mezza turbina, una ventola, un qualcosa. E qui ragazzi, GLS, già lo sapete, dobbiamo andare immediatamente a modificarla perché non se muove raga. 50 all'ora giù dal Monte Ciliad, una macchina che pesa 8 tonnellate e mezza, lunga come un transatlantico e... Ma che roba! È gigantesca! Con un cofano che fa letteralmente ribrezzo perché assomiglia un botto alla Ferrari pista, ma la Ferrari pista è la Ferrari. Qui siamo su un macchinone, una muscle car, secondo me... Raga, non curva, non curva, non frena e non va. Beh, ce le ha tutte. Ed eccoci qua ragazzi, posteggiati dentro, modifiche di AOS, un altro 1.344.000, mi viene male solo, ma non pensiamoci ragazzi, perché lo faccio per voi, bisogna andare arcate larghe, arcate con addirittura le borchiazze colossali. Ci teniamo le borchiazze, raga? Cosa dite? Ce la facciamo? Boh, proviamo, al limite ci togliamo sta roba. Freni 57k, paraurti anteriore. Vediamo un attimino se c'è qualche lama. 13 ce ne sono. La teniamo in carbon. Ho già in mente io un pochettino come farla, poi vediamo... Competition non lo so se mi fa tanto impazzire, vi dico la sincera verità, perché abbiamo già questo diffusore posteriore e non si leva, cioè ne aggiungiamo un altro. Mi lascia un po' titubante il paraurti posteriore. Modifiche di AOS, qui cofani, semplice,
No, non possiamo levarci questo schifo di bombato. Ma fammi levare sta roba. Mettiamoci pure questo. Clacson, luci, livrea. Le luci, raga, è una demon. E quindi i roster. Non si può fare altrimenti. Lo schema tutto full. Questa qui deve essere per forza tutta rossa. Livrea, ne abbiamo anche qua 13 con le strisce bianche. Ok, nere. Non so se tenerci le strisce, ragazzi. Questa roba qui cos'è? Mimetica bianca. Ok, questa un po' così, questa così, questa colà. La Sprunk o la House o questa. Dico la sincera verità che forse in sta macchina non ci metto le cose. Feritoie. Ma in carbon ce la facciamo super aggressive da Mad Max. Specchietti, tipo, perché sta macchina c'ha 32 specchietti e l'ultima che abbiamo modificato non ne aveva manco uno? Proviamo questi specchietti qui, non lo so se ci stanno bene poi da vedere in strada. Noi proviamo a metterli, visto che sono in carbonio. Modalità, cos'è che è? Questa roba, modalità, gara sport, il turbo. Modalità gara plus HSV. Modalità. Questo è nuovo, raga. Questo è completamente nuovo, non me lo ricordo minimamente. Poi abbiamo verificato la gabbia di sicurezza. Qua appesantiamo un po' la macchina con questi da pista. Potremmo metterci questi qua, che mi piacciono parecchio. Aggiudicati. Pettucci, abbiamo full carbon o con la presa da corsa, quindi mi sa che ci teniamo questo in carbonio e poi andiamo a cambiarci il cofano e ce ne mettiamo uno normale. Queste in... no, ale in carbon. Potrebbe fare anche colore primario e colore secondario. Chiaramente una muscle car, ragazzi. RS classico. Questo no. Questo qui no. Il ductil di House. Oppure questo. Oppure questo. A me piace questo, essendo una muscle ductil, assolutamente. E l'RS classico. Se metto questo so che qualcuno di voi si triggera, quindi mettiamo questa. Anche se l'RS che mi piace, questa aveva un qualcosa di particolare. Finestrini, limousine. E ora scatta la mia magia. Ed eccoci qua con la macchina completata al 100%. A mio avviso uno spettacolo. Grigio chiaro con cerchi neri a 5 punte. Scritta Fucaru sulla gomma rossa che riprende tutti gli altri particolari rossi. Con anche gli interni, con tutti quanti gli stitching rossi, quindi ho tenuto gli interni neri. Abbiamo anche il carbonio classico, diciamo lucido, con la classica trama all'interno, e però l'ho levata completamente tutta all'esterno. Ho lasciato soltanto il carbonio forgiato sul cofano e sul ducktail. Tutto il resto ho messo colore primario 1 e guardate che atomica che è quest'auto. Chiaramente si poteva fare rossa, si poteva fare nera, si poteva tenere bianca, si poteva fare mille colori. Io l'ho voluta fare così, molto molto aggressiva, così con questo grigio chiaro si vedono veramente le linee del mezzo. E ora, se non mi sono dimenticato qualcosa, possiamo vederla alla luce del sole. Siete pronti? Siete veramente pronti? 3, 2, 1, luci rosse anche davanti, molto molto bene. Potevano esserci un pelino più di modifiche, ma tanta roba. 3, 2, 1, ok, c'è una bella spinta e poi... implode su se stessa. Ma che roba! Fondo tachimetro! Ma che roba! Fondo tachimetro siamo! 200 segna! Fondo tachimetro eravamo! Pazzesco! Prima volta che vedo una cosa di sto genere. Porca vacca, se non avessimo un posteriore così lungo, ci ribalteremo. Ma che roba! È impossibile dosare il gas qua, perché non sai a che range è il motore. Spettacolo!
Macchina completamente senza senso, inutile, raga. Perché, ah, qua volevo fare un 360, ma è lunghissima. È veramente lunghissima, vi faccio vedere anche dal tachimetro. Ah, abbiamo come l'Aston Martin, la cosa che si gira al contrario. Quanti giri abbiamo? Però abbiamo la mano. Cos'è, 10, 12, 11? Quanto caspita è? Run. Via, 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 che sono in una lobby pubblica, questi barbonazzi mi vogliono far esplodere. Via, 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 via. Dammi le mine. Ah, ma questo c'ha la macchina che vola, siamo fregati. Oh, imploderà male. Sì! Ecco quello che succede a metterti contro DB. Porcello, non sai contro chi ti sei messo. Pensava di farmi esplodere, è stato punito a sangue. Avanti così. Allora, la macchina sta cadendo a pezzi, ragazzi. C'ho gli sbirri, c'ho la gente che vuole farmi saltare in aria in pubblica. Quindi, direi che il mezzo l'ho pagato, mi sa, oltre 3 milioni e mezzo. Non so quanto possa essere costato. Completamente un po' too much. Abbiamo anche l'FBI adesso alle calcagna. Scrivetemi sotto se vi è piaciuto o meno il video. Adesso hanno preso anche l'oppressor, chiaramente. Non riescono a distruggermi con le auto, questi vanno con l'oppressor. Io, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, tanti like, tanti commenti, tante condivisioni, vi auguro una buona giornata e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima!